Cock and Bull, 1941, Los Angeles. Il Cock and Bull è un famoso cocktail bar di LA ed un uomo è seduto al suo bancone con davanti due bicchieri vuoti. Questo uomo si chiama John G. col puntino Martin. Martin è un venditore di origine inglese che si sta consolando perché purtroppo non riesce a vendere il suo prodotto, ovvero la vodka. Infatti Martin acquisì per ben 14.000 dollari nel 1939, quindi solo due anni prima, la distilleria Smirnoff, al di là del Banco Bar. Troviamo invece il secondo nostro personaggio, ovvero Jack Morgan, bartender nonché proprietario del Cock and Bull. Jack ha quasi gli stessi pensieri di John, poiché anche lui non riesce a vendere ai propri avventori il suo prodotto, della deliziosa ginger beer artigianale, che però purtroppo ai suoi clienti non piace, c'è poco da fare. Quella sera, casualmente, la storia decide di incrociare i destini. Jack e John iniziano a chiacchierare, pensano, discutono, interagiscono e decidono di creare quindi un drink basato sui loro due prodotti per, utilizzando termini cinematografici, centrare l'obiettivo. I due quindi si incontreranno diverse volte per mettere a punto la ricetta. È proprio in uno di questi incontri che farà la sua comparsa il nostro terzo personaggio. O meglio dire, la nostra terza protagonista. Sophie Berezinski, donna russa sbarcata in California insieme al marito Max per cercare di piazzare il risultato dei suoi sforzi e di quelli del padre, ovvero delle tazze di rame con sopra il simbolo della loro azienda, un asinello. Sophie però incontra delle difficoltà, come proprio i due personaggi precedenti. Quindi, dopo un ultimatum del marito Max, Sophie decide di fare un tentativo disperato, ovvero andare a bussare ad ogni singolo bar, ristorante ed hotel che ci sono in tutta Los Angeles. Cosa accade? In uno di questi ultimi tentativi, Sophie si ritrovò di fronte alla porta di legno del Cock and Bull. Varcata la soglia d'ingresso, vide subito due uomini che stavano parlando in maniera concitata di creare un nuovo drink a base di vodka e ginger beer. Non si fece sfuggire l'occasione. Andò e si intromise nella discussione. Che strano, pensateci. Contestualmente, seduti allo stesso banco bar, abbiamo il contenuto ed il contenitore del nostro drink. Il resto, come si suol dire, poi è storia. I tre metteranno insieme le loro abilità, le loro competenze per creare un'icona del bere miscelato consumato tutt'oggi in tutto il globo, il Moscow Mule. Un drink composto da 45 ml di vodka, 120 ml di ginger beer e 5 ml di succo di lime spremuto fresco. Il tutto servito nella tipica tazza di rame con ghiaccio. Dal tenore alcolico leggero, piacevolmente speziato e particolarmente dissetante. Il Moscow Mule ormai è un must per chi si approccia al bere miscelato. Salute!